credo che Fratelli d'Italia sia quanto più distante dalle posizioni antisemite, semmai in questi mesi abbiamo visto tante, troppe manifestazioni con forti connotazioni antisemite e sono state manifestazioni che hanno visto l'appoggio, la vicinanza di ambienti vicini al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle o comunque all'opposizione al governo. Sono di sinistra gli antisemiti in Italia, non sono certamente a destra. È una posizione decisa quella del senatore veneziano Raffaele Speranzon, certamente destinata a fare discutere nelle prossime ore. Speranzon, come consuetudine, non ha troppi peli sulla lingua e rincara la dose. Venezia è una città finalmente amministrata da qualche anno da chi sceglie sul merito e con il merito le persone che devono svolgere le funzioni per conto dell'amministrazione e ha abbandonato invece decenni di amministrazione di sinistra che metteva come prioritaria la spesa di milioni o decine di milioni di euro per la realizzazione di campi nomadi, per l'acquisto del centro sociale Rivolta, insomma per tutte scelte che dal punto di vista dell'interesse dei cittadini erano sicuramente poco apprezzate. Poi il senatore sporta in avanti al 2026 e non al prossimo anno l'appuntamento con le elezioni amministrative in città. Abbiamo un'amministrazione di centrodestra e contiamo di rinnovare quando sarà il tempo, e credo che non sarà prima del 2026, il buon governo. Con 2026 dice, perché ci sarà una proroga. È difficile che si possa pensare di votare ancora a settembre o ad ottobre, perché gli espletamenti burocratici e fare le campagne elettorali in agosto rischia di essere riduttivo.